Ciao a tutti amici di Bistudent TV, siamo in compagnia del professor Gianluca Potestà, docente di storia economica presso l'Università Bocconi. Professore, quali sono i punti cruciali alla base delle rivolte che si sono succedute in Nord Africa recentemente? Ma i punti cruciali credo che siano sostanzialmente due. Uno, diciamo così, antico, che è il fatto che questi paesi non siano mai stati, dopo la fine del periodo coloniale, delle vere e proprie democrazie. Dopo i colonialisti europei sono arrivati dei governi locali che si autonominavano come dei socialismi nazionali, ma che fondamentalmente dovevano il loro prestigio al carisma dei vari capi di Stato, Bourguiba, Sadat, Nasser, però in realtà non hanno mai creato una democrazia. E quindi inevitabilmente con la formazione di un ceto medio, per esempio in Egitto e in Tunisia, questo ceto medio ha reclamato democrazia sul modello occidentale. Dall'altro lato c'è un fattore contingente, perché con l'aumento dei prezzi delle materie prime e dei cereali, in questi paesi il prezzo del pane è andato alle stelle, per cui queste masse si nutrono ancora di pane e quindi c'è stato questo movimento di rivolta generalizzato. Esisteva un malcontento represso nella popolazione prima di questi ultimi eventi e soprattutto era prevedibile queste rivolte? Allora, con grande franchezza bisogna dire che assistiamo al fallimento dei servizi segreti occidentali, i quali probabilmente forse erano tarati solo per la guerra fredda, ma a quanto pare sono assolutamente inabili a percepire i movimenti nei paesi extraeuropei. No, in realtà non sembrava che fossimo in imminenza di un movimento di questo tipo, ma indubbiamente, molto probabilmente, i sistemi di informazione come internet sono molto rapidi nel mettere in contatto le persone, soprattutto nel generare il senso della rivolta in paesi diversi. Credo che questo sia un effetto importante di cui i politici tradizionali forse non hanno tenuto conto e neanche i servizi segreti. Allora le chiedo subito se i media hanno influenzato questa crisi oppure non hanno avuto una parte rilevante. No, credo che abbiano avuto una parte molto importante, perché la rivolta è nata un po' sulla base di uno spontaneismo delle masse in Egitto, ma in Tunisia, e ha radicalmente coinvolto poi flussi crescenti di popolazione. I giovani sono scesi in piazza, qui è chiaro che c'era, oltre a un passaparola spontaneo, però c'era anche un movimento di comunicazione tramite internet, è chiaro. Nessun movimento di massa può nascere solo per un'operazione di qualche militante di quelle dimensioni. E poi c'è stata una propagazione di questa gioia di rivendicare la democrazia che è partita dall'Egitto, si è riverberata verso il Marocco, sotto il Nord Africa e persino nella penisola arabica. Le rivolte sono state manovrate da gruppi politici ideologici oppure sono nate dal popolo? Manovrate è un termine che già sottintende qualche cosa. Allora, io mi sentirei di escludere il solito regista Osama Bin Laden e il fondamentalismo islamico. Indubbiamente però, al di là dello spontaneismo, ci deve qualcosa di organizzato, soprattutto nel caso della Libia ci deve essere, perché non ci si arma e soprattutto non ci si addestra così rapidamente al combattimento come è avvenuto in questo paese in questi ultimi giorni. È un pericolo o un'opportunità per l'Occidente questi eventi in Nord Africa? Allora, per noi italiani dovrebbe essere molto importante avere un ruolo nel futuro, perché è noto a tutti che l'Italia si proietta nel Mediterraneo e quindi è il crocevia. Il problema fondamentale è che la politica estera europea non ha smarrito una prospettiva strategica. L'opportunità sarebbe che il Nord Africa fosse governata da democrazie e si assistesse in queste democrazie a una partecipazione generalizzata del popolo e anche a un movimento di crescita economica. Questo sarebbe molto vantaggioso. Estremamente pericoloso sarebbe l'arroccamento in dittature nazionalistiche, o peggio ancora, ma non credo che questo sia il caso, l'arrivo del fondamentalismo islamico. Gheddafi minaccia l'Occidente in molti modi, ripercussioni economiche, guerra al terrorismo. Quali sono plausibili e quali invece sono minacce infondate? Ma guardi, allora, Gheddafi è sempre stato un terrorista, è stato l'autore della strage di Lockerbie che ha ucciso oltre 300 persone distruggendo un aereo suicida della Scozia. Dopodiché ha cambiato atteggiamento e, diciamo così, si è legato
attraverso le sue le istituzioni finanziarie libiche alla finanza occidentale. D'altro canto, sebbene Gheddafi si dipinga come un erede dello spirito delle tribù del deserto, in realtà rappresenta il più bel prodotto del colonialismo italiano. L'ex presidente italiano Francesco Cossiga ha rivelato una volta che il padre di Gheddafi era uno zaptie, cioè un carabiniere libico che aveva studiato in un'accademia per sottufficiali, e quindi suo padre era imbevuto di cultura italiana. A quanto pare Gheddafi ci conosce molto bene, noi italiani. Noi italiani però con la Libia dovremmo avere un rapporto speciale. Qual è stata l'influenza del colonialismo italiano sulla Libia? È stata molto profonda e radicale. L'Italia in pratica ha modernizzato questo paese, era una società basata sull'ancien regime, c'erano le tribù, i beduini, i nomadi. L'Italia, attraverso i suoi investimenti e la costruzione delle infrastrutture e delle strade, ha creato un'economia capitalistica. Nel 1940 metà della popolazione di Tripoli era italiana e metà degli arabi conoscevano perfettamente l'italiano. È stato creato un sistema scolastico per gli arabi in cui si studiava l'italiano e ovviamente si diventava cittadini occidentali. La prima scuola femminile è stata creata dagli italiani, quindi l'influenza italiana è stata profondamente radicale. E la Libia è un paese moderno. Gheddafi negli ultimi anni ha sempre cercato di rivendicare il patrimonio spirituale e culturale della vecchia Libia. In realtà lui sta utilizzando, per raccontare la storia della storia delle vecchie tribù libiche, un vecchio censimento compilato da un ufficiale italiano fra il 1917 e il 1924. Ora, questo censimento era stato elaborato sulla base di interviste che questo colonnello italiano faceva ai vecchi capi libici. Quindi Gheddafi oggi sta utilizzando questo documento, che è un documento del colonialismo ed è un documento anche basato su, che riflette il pensiero dei capi libici del 1920, e lo sta utilizzando per strutturare la gerarchia sociale della Libia contemporanea. Ecco, credo che questo sia l'esempio lampante di come il colonialismo italiano abbia veramente inciso profondamente sul tessuto sociale di questo paese. Grazie mille al professor Podestà per essersi prestato alla nostra intervista. Grazie a voi.